in questo senso, ecco, lavorare per la prima volta sul set, su un personaggio che ha una madre che è stata letteralmente cancellata da questa cattiveria maschilista e da questa situazione di malavita piramidale. Ecco, che sensazione avevi, dove hai pescato? Perché ci sono scene molto importanti, il tuo volto, il primo piano, che è bellissimo, però poi bisogna anche scrivere. Quindi sei stata veramente, veramente brava. Beh, sì, dove l'ho pescata? Ho fatto appunto, come dicevamo prima, riferimento, ciò che mi suscitava era, secondo me, non riuscire a trovare le parole giuste, perché appunto io con mia madre avevo totalmente un rapporto diverso, un rapporto non felice, e quindi è stata una presenza che rispetto a Rosa io cerco di allontanare ancora oggi, sia a livello fisico che a livello un po' emotivo, no? Però comunque prendo spunto da quello che mi è successo per essere io una buona madre, quindi sto cercando, io quando parlo di mio figlio mi emoziono. Quanto c'ha? 15 mesi. 15 mesi, quindi cambiava poco. No, perché avrebbe fatto un casino comunque. Diciamo, è un bimbo molto monello. Ribelle? Sì, un po' come la mamma. Sì, io ho dei progetti, oltre a dei provini, insomma, che sto facendo. Non so se può dire, se può dire, che se le 12 no. Ce ne freghiamo, ci fa anche piacere. Non lo dico per scaramanzia. Però sì, dovrei ad agosto, sempre da protagonista, quindi insomma mi hanno dato quest'altra possibilità meravigliosa, spero di poter fare un lavoro ancora. Insomma. Un film? Sì, un film. Appunto. Un film di? Vabbè. Di un esordiente, un altro esordiente, quindi... Va bene, d'accordo. È l'unica cosa certa per il mondo. L'unica cosa certa, poi ovviamente sto lavorando per altro dei film molto importanti che devo conoscere, che sicuramente anche insomma i registi e quant'altro, però... Provini e approcci e... Sì, però preferisco insomma... Ancora non si sa. Per una questione anche mia, sono questa romantica, poi non so nemmeno se a livello tecnico potrei dirlo, in no, realtà forse non penso nemmeno. Se non c'è sicurezza è meglio non dirlo, no. Queste sono le regole, non per... una sorta di tecnicismo, ma perché le regole contrattuali. Fabrizio mi aiuta anche in questo. Fabrizio ti può consigliare. Sì, sempre, lo fa sempre con molta... Guarda, in realtà io faccio ancora la casalinga, la mamma, insomma, poi il mio motto è piedi a terra e testa alta, è un motto che io con il mio compagno diciamo sempre, anche perché io sono nata nell'umiltà più pura, quindi in realtà era proprio questa la mia paura, non essere capace di stare su un palco, di poter parlare al pubblico, di poter... non sapevo come gestire queste emozioni, ecco. Però sì, è sicuramente un successo a livello sociale, a livello emotivo, a livello personale, però lo sto vivendo con molta umiltà e questo mi fa piacere perché insomma è così che bisogna vivere con umiltà e poi io comunque mi sento sempre Lina, cioè io sono Lina e rimarrò Lina sempre, anche se dovessi prendere insomma un'importanza più marcata, ecco, all'interno del cinema. Thank you.